Allora, io andrei subito, caro Parenzo, in questa volata finale molto interessante a Stella da Firenze, dopo, dopo il vulcano, dopo l'uragano Zanasi, l'uragano Zanasi. Ma con me non passi. Con me non passi, non si passa qui, non si passa. Ma Stella dove è andato via, è andato verso Modena, è là dietro ancora che è avvelenato. Stella da Firenze, Stella, dimmi, che c'è? Buonasera a tutti quanti. Dimmi. Giuseppe, ciao. Sei brasiliana? Sei brasiliana? Sono brasiliana, però 10 anni cara. Vivo. Buonasera, dottor Parenzo, come sta Buonasera, lei? Buonasera, cara. Sì, lei è transessuale, allora, cara, amica lei mia. È trans? Sì, però io vivo una vita senza il peccato, Giuseppe. Che vuol dire che senza un peccato? Io vivo una vita molto tranquilla, non faccio niente. Vabbè, ma non faccio... Nessuno ha detto che lei deve fare per forza qualcosa, non è obbligata a fare la prostituta, se quello intende. Cioè... No, solo della mia casa, io mi vivo questa vita un po' diversa. Ma qua ho letto, allora, scusa, ho scritto qua si vergogna di essere trans, che vuol dire? Mi vergogno un po', dai Giuseppe. Ma come, perché si dovrebbe vergognare a essere trans? Non è la condizione naturale, molto dolore questo, però io mi sento donna, non riesco a mentire. Dunque, non è la condizione naturale, tu dici che sei un po' contro natura a essere trans. Esatto, e veramente, viva patriarcato, viva le teorie di Zanasi, e basta con questa storia di bagni Zanasi divisi. Io vado a fare la pipì nel bagno dell'uomini. Ma non è un gran tema questo. Però Stella da Firenze, transessuale, con l'uccello, mi sembra che tu abbia l'uccello, non so sì, se ancora ce l'ho, Giuseppe, ancora e ce non l'ho, vuoi operarti, non, voglio... non vuoi operarti, no, ho la paura, Giuseppe, no. Sì, va benissimo, tu sei l'uccello, però mi sembra tu abbia una voce femminile, hai fatto qualche cura ormonale sicuramente, no? Sì, qualche cura ormonale ho fatto, Giuseppe, ancora va benissimo, le faccio, va benissimo. Io sono tanto felice, dire... se lei posso dirle una cosa, se non voglio cedere i dettagli, non mi interessa, no, se dice di non essere non felice, si vergogna passivo, di essere non trans, mi dispiace moltissimo, le do un abbraccio enorme, ma le posso dire che questo tema qua non vorrei darle una delusione, e io le voglio veramente bene come fosse un fratello. Non fare questa battuta, Parenzo, già troppe volte l'ho sentita. Queste che le persone che ascoltano Radio 24 un po' anche la tua moglie, la Natania. Sì, e queste beh, lasciamo stare per piacere, grazie. Sì, meglio le persone, non pronunciamo neanche il nome, per favore. Bellissima, sì, sempre io bellissima, mi domando ma si come una donna così bella ma lei si faccia veramente. Signora, mi dia retta, signora, adesso non mi faccia innervosire. Si faccia i cazzi suoi, io la difendo fino in fondo. Parenzo, guarda, ma com'è no, io la difendo fino in fondo. A ho detto semplicemente, dottore, signora, ho detto semplicemente che questo argomento di ce l'ha, non ce l'ha, come ce l'ha, attiva, a chi ascolta la radio 24, non interessa non nulla interessa, a nessuno. Chiami Cruciani in privato, vero, ma perché Cruciani è tu. Pazzo? È pazzo. No, è Cruciani vuole distruggere questo paese e la reputazione no, guarda, di amore, questa io radio. Voglio questo paese no, amore, intanto non mi chiami amore, per favore. Intanto, per favore, non mi chiami amore perché amore mi chiamano poche persone, quindi ci diamo del lei, non ci siamo visti prima, senza nulla allora, togliere. Ma perché ripeto, tratti male questa transessuale? Cioè, no, non tratto male nessuno, amore, ma io non so lei che... Lei amore ma Parenzo, no. Va bene se metto ma non mi chiami lei. Se... senta, mi chiami io non mi chiami, mi innervosisce se una persona con cui non ho rapporti di amicizia a te ti mi fa chiama, schifo mi perché trans. Ma tu me l'hai detto che sono no, come fratello no, per te non te posso dire no, amore ma è un modo, ma è un modo ragione, di dire però, è un modo di dire è un modo di scusa, dire scusa va bene dire, senti parliamo delle cose importanti perché se non solo tempo da perdere per pure favore scusa allora, tu vai nel non bagno non hai un cazzo da fare signora tu, esatto, dottoressa non ha niente tu da fare io vado nel bagno dell'hominis Dio mi ha creato uomo io mi sento donna però io c'ho la rispetto vado del bagno ma va bene ma benissimo chi se importa dunque, ma va benissimo allora, dove, io dove le pare questo, che volevi dire per favore dimmi, fammi Stella, parlare dimmi. Perché Parenzo già fa troppa confusione per me dimmi accusa, per carità per favore. Che lavoro fai tu allora, Stella che lavoro fai io faccio le pulizie amore vai da 10 anni pago le tasse regolarmente ma perché amore ma vabbè. Se vuole dire amore a me che me ne frega mi dica amore ma perché non posso dire amore ma dica guarda, amore dica quello che vuole perché va benissimo perché è una parola grazie che si usa nell'intimità le persone a cui si vuole bene non così generale a chiunque si chiama allora, tamburini dice amore ma dai scusa amore ma che roba anche è, tamburini metti ecco ma va bene amore anche tamburini che tamburini io le è della moltissimo vecchia scuola il direttore della vecchia scuola non guarda si fa come me non si non fa chiamare così, amore perché... da chiunque va bene, allora io avevo chiamato per dire una cosa, Giuseppe. Dimmi, veramente. Che hai detto? È 3 ore che parli, dimmelo. Ma come 3 ore che parli? Non mi fai dire? Dai, io sono molto delusa, dai, Giuseppe, che... perché io speravo che tu veramente trattassi il tema delle di persone cosa? Che interrompono la Santa Messa per fare casino. Ma sì, ma l'abbiamo affrontato più volte. No, quelli di no, nuova no, di ultima degenerazione, figurati. E io voglio sentire Anna de Roma che parla di queste cose. Ma tu sei a favore di Anna?
Anna da Roma, anche, sei alleata anche la scaletta. Anna, senti, adesso io detta anche la scaletta, sento che sono a favore di Anna de Roma. Pure la transessuale a favore di Anna de Roma, qui è incredibile. E di chi devo essere a favore? Sì. Giuseppe, ciao Stella, delle persone che vanno a dare fuoco della chiesa, degli immigrati che vengono senza permesso pure contro di gli immigrati, pure contro gli immigrati. Va benissimo, per carità. E sul matrimonio gay che pensi? Io sono un uomo di una donna, uomo di destra, con che la pensi della signora Clizia De Rossi che ha parlato prima, la transessuale che ha parlato prima? Quello che non va bene, è peccato l'occhio del Signore, perché lei fa quella cosa con l'uomini, ci ha fidanzato, io non le so. Ma anch'io ho avuto una dire storia. Che è peccato gli occhi del Scusi Signore, un attimo, lei tu che cosa fai? Non hai fidanzato? Che come lo usi questo uccello che c'hai? Come lo usi? No, io tengo tutto dormiente, Giuseppe. Come le cellule dormienti. Come le cellule dormienti. Chi se ne frega? Non passa niente, come Parenzo. No, ma Parenzo non credo che sia dormiente. Questo è la querela, io sono dormiente manco per niente, sono arrabbiatissimo e mai dormiente in quel settore. Ciao Stella, ti saluto. Ciao, fermo. Ragazzi, ciao. Un bacione, forza Anna da Roma. Boh, mondo ribaltato. Ma abbiamo da noi la donna che ha definito nella ultima apparizione zanzaresca.